La bella gitana sigaraia vivace ed ardente venuta fuori dall'estro di Bizet ha trionfato sul palcoscenico del Teatro Antico di Taormina. Il capolavoro di Bizet con la sua Carmen ha incantato il pubblico per la prima, che ha inaugurato la quarta edizione del Teatro Opera Festival, manifestazione che si è consolidata a livello internazionale come una delle più importanti e di successo grazie alla qualità degli allestimenti e al prestigio degli artisti che ne calcano il palcoscenico millenario. La Carmen è andata in scena ed ha avuto un nuovo allestimento con la regia di Enrico Castiglione, artista di fama internazionale. Al suo fianco Sonia Cammarata, marata compagna di lavoro e di vita, raffinata costumista capace di reinventare il costume storico con un'originalità e perfettamente teatrale di riconosciuto effetto. Protagonista nel ruolo del titolo, l'affascinante mezzosoprano russo Elena Maximova, che ha indossato i panni della fatale sigaraia. Ad impersonare il cattivo e spietato Don José, invece, Giancarlo Monsalve. È un uomo pericoloso che ha un background bruttissimo, che ha dovuto lasciare il suo villaggio di Navarra per allestarsi a fare il militare, perché ha commesso un crimine, ha ucciso già qualcuno. Allora, questo non si vede normalmente nelle opere, ma c'è questo background e questo è quello che Carmen vede in lui, e questa pericolosità a lei piace tanto, perché sennò non ci sarebbe un motivo per il quale lei si innamora prima di Don José, no? Perché a lei piace il pericolo, Carmen piace tanto. Anche se oggi la Carmen è considerata una delle più belle opere liriche, la sua prima non piacque agli spettatori e alla critica. Il lavoro era troppo carico di intensità drammatica per piacere al pubblico dell'epoca. L'intreccio della storia venne giudicato immorale per la presenza di zingari, contrabbandieri e fuorilegge, con un finale sanguinoso e da cronaca nera.